A fianco a me, alla destra, chi ha stappato la partita? El Pocho Banegas. A sinistra, Michelin, che un po' ci ha rimesso il tappo in diverse occasioni. Io direi che la copertina la affidiamo a lui, Pocho, no? Almeno ai più giovani. Poi torno da te. Tante critiche, lo possiamo dire. Non solo nei tuoi confronti, anche al tuo collega Raffaelli. Però giornata dopo giornata, Michelin ha dimostrato, l'ha fatto anche oggi, di meritare non solo la maglia da titolare, ma di meritare soprattutto questa categoria, Matteo. Sì, è stato un inizio di campionato difficile sia per me che per il mio amico Raffaelli, però comunque lavorando giorno dopo giorno siamo riusciti ad arrivare dove siamo adesso. Non è sicuramente un arrivo, ma è solo una partenza e quindi continuerò a lavorare così fino a fine campionato. Sulle uscite, i tempi giusti, le prese giuste e poi una difesa che si è abbottonata spesso e volentieri perché a un certo punto della gara su un campo del genere le mischie possono fare la differenza, ma tu sempre con tanto coraggio e accortezza. Sì, è stata una partita difficile, soprattutto negli ultimi minuti, ma si è stati compatti, sia tutti assieme, e le uscite vengono bene anche grazie alla difesa, quindi è un lavoro completo di tutto il reparto difensivo, quindi ringrazio anche loro. E allora cambiamo lato, andiamo dal Pocho, l'hai stappata con un'azione meravigliosa che si è sviluppata sulla sinistra e poi calcio di rigore per un fallo commesso su Persiani, poi però ci vuole un piede freddo in questo caso, vista anche la temperatura, per decidere le partite Pocho. Sì, è stata una partita difficile in un campo quasi impraticabile, ma sia per noi che per loro, che comunque secondo me sono un'ottima squadra. E queste squadre veniamo penalizzate perché purtroppo era al limite della praticabilità, quindi non era semplice giocarci, però l'approccio è stato quello giusto, come stiamo dimostrando in tutte le partite, Sora, Avezzano, tutte quelle che abbiamo giocato fino adesso, quindi la squadra ha dimostrato che c'è e che sa giocare anche queste partite che devi tirare qualcos'altro che magari non è il bel gioco, diciamo. Più bravi dicono partita di corto muso, no? Un 1-0, un ulteriore 1-0 con la sofferenza finale forse necessaria, parlavo col mister, per capire la forza non solo tecnica ma anche mentale di una formazione che ha accorciato anche sulla prima in classifica. Sì, quello che dicevi tu, anche settimana scorsa col Vasto Girardi, forse è quello che dobbiamo migliorare, perché sempre c'è da migliorare è questa cosa, no? Di cercare magari in secondo tempo, quando siamo in vantaggio, di cercare di magari chiudere la partita in qualche contropiede, magari qualche scelta che possiamo migliorare là davanti, però penso che abbiamo rischiato poco, magari qualche mischia come dicevi prima, ma niente di che, comunque cercheremo di lavorare e già pensare alla domenica prossima che è una partita importantissima.